convegno ANSIS. SUV coupé per Mercedes. In edicola Autotecnica. Nuovo museo Ferrari. Bentrovati nella prima notizia di oggi, parliamo della Stradale che a quanto pare ha una nuova auto di pattuglia. È un'ibrida alla Peugeot 508 RXH che sorveglierà il grande raccordo anulare di Roma. La casa francese l'ha messa a disposizione gratuitamente e la vettura ha un motore diesel di 2 litri da 163 cavalli e uno elettrico all'asse posteriore da 37 cavalli. Nel complesso la potenza è di 200 cavalli e i due sistemi lavorano assieme come una trazione integrale fornendo coppia motrice a tutte e quattro le ruote. ANSIS, Esterel ed Engisoft, in collaborazione con ATA e Autotecnica, hanno promosso lo scorso 15 aprile un evento dedicato all'elettrificazione nel settore dei trasporti. La conferenza ha dimostrato come sia possibile gestire il problema della progettazione dei sistemi elettronici utilizzando la simulazione numerica. Una metodica che consente di ottimizzare ogni singolo componente e il sistema stesso tenendo conto delle diverse fisiche in gioco e dello stesso software di controllo che oggi gioca in un ruolo essenziale nel variare le prestazioni di una macchina. Durante la giornata si sono trattate tematiche come il powertrain elettrico, lo studio dei sensori, l'elettronica di controllo, il software embedded, la progettazione di antenne e di batterie al litio. Il presidente di Mercedes ha svelato un nuovo modello, un SUV coupé, che è stato presentato sotto forma di concept a fine aprile al Salone di Pechino. Per forme e caratteristiche è abbastanza simile alla BMW X6. La macchina di serie arriverà nel 2015, ma le linee e le soluzioni tecniche sono già state definite. Con questo modello, ha spiegato il presidente, troveremo clienti in nuovi segmenti di mercato. Vetture che mischiano le caratteristiche di un SUV a quelle di una coupé hanno un enorme potenziale. Secondo le prime indiscrezioni, il SUV coupé nascerà sullo stesso pianale della ML. E il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha recentemente inaugurato in compagnia del sindaco di Maranello, Lucia Bursi, un nuovo edificio per il museo Ferrari. All'interno della nuova struttura è ubicato l'ufficio informazioni e quello per l'accoglienza dei turisti. Inoltre è possibile trovare i simulatori per i ragazzi e una sezione dove, per chi lo volesse, potrà vivere in prima persona un pit stop. E nell'ultima notizia di oggi vi ricordo di non perdere il prossimo numero di Autotecnica che sarà in edicola tra una settimana. Tra gli imperdibili servizi, l'approfondimento sulla nuovissima Jaguar F-Type, due articoli particolarmente tecnici su Jeep Grand Cherokee e Volvo V60. Inoltre troverete anche un ampio spazio dedicato al settore della filtrazione. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova puntata di Autotecnica News, sempre su questo canale, lunedì prossimo. Vi aspettiamo, grazie, arrivederci.